Presentati i dati riguardanti l'attività della Polizia Municipale e del monitoraggio della sicurezza stradale portato avanti dalle forze dell'ordine per quanto concerne il 2016 sul territorio di Faenza e dell'Unione della Romagna Faentina, la nuova organizzazione della Polizia Municipale ha suddiviso il corpo in tre gruppi di lavoro operativi lungo la Valle del Lamone, la Valle del Segno e in sede a Faenza come coordinamento dei vari territori e per espletare tutte le pratiche inerenti alle attività dei comuni dell'Unione. A fronte del calo del personale della Polizia è diminuita anche l'attività di prevenzione sulla strada che ha portato ad un minor numero di sanzioni registrate dagli agenti in servizio. In compenso, i vari apparecchi elettronici installati nell'ultimo periodo, telecamera, autovelox e T-Red, hanno tentato di controbilanciare la minor presenza di uomini in pattuglia. Per questo motivo, nel 2017 si dovrebbe procedere ad un nuovo concorso per assumere due agenti di polizia municipale e due ispettori. Inoltre, in tutta la Romagna Faentina verranno installati una decina di nuovi box per autovelox. Tre saranno destinate a Faenza, uno sicuramente in via Renaccio, una delle aree ritenute pericolose. E pericolosa rimane la strada per gli utenti deboli, il 75% dei feriti degli incidenti stradali. Nel loro complesso il numero degli incidenti è comunque calato, di numeri non particolarmente significativi, però è calato. In particolare mi riferisco al territorio di Faenza, dove si è mantenuto il trend di calo legato in particolare agli incidenti con feriti. Purtroppo abbiamo avuto nel corso dell'anno anche un numero significativo di morti, cioè 5 decessi, per lo più avvenuti fuori centro abitato, per lo più a carico di utenti deboli, pedoni e ciclisti. Questo è un dato sul quale purtroppo ancora poco può agire la prevenzione in termini generali. Certo, ci può tranquillizzare il fatto che sono più rari gli eventi gravi nell'ambito urbano, anche se purtroppo dobbiamo ricordare che solo pochi giorni fa c'è stato un decesso, un investimento di un pedone in pieno centro abitato su strisce pedonali. Questo è chiaramente un dato che non ci deve mai far abbassare la guardia circa la necessità di presidiare i comportamenti scorretti alla guida, sia in termini di controllo e di prevenzione, ma anche in termini di informazione. Sono diminuite le sanzioni delle pattuglie. Si potrebbe pensare che sono diventati più disciplinati gli automobilisti, però non è proprio precisa come spiegazione. Sì, diciamo che più correttamente è calata nel corso dell'anno 2016 la capacità del corpo di presidiare efficacemente queste attività, questo per una serie di ragioni legate proprio anche alla numericità, alla presenza in servizio del personale che ha subito, come in tanti altri settori, gli effetti di assenze, di pensionamenti, di riduzioni e di contrazioni. È stato l'anno più critico da questo punto di vista della storia del corpo. Questo perché riguarda gli accertamenti effettuati su strada. Gli accertamenti invece di tipo automatico, quindi controllo velocità, hanno fatto invece registrare una riduzione, come nel senso che diceva anche lei, cioè la postazione fissa per controllo velocità sulla via Raviana ha ridotto l'attività sanzionatoria, gli accertamenti, e questo a testimonianza del fatto che comunque il suo lavoro di prevenzione, che continua a farlo, lo fa in maniera significativa. Gli accertamenti sono calati di circa il 20% in quella postazione. Ecco, intensa anche l'attività della Polizia Municipale per l'educazione stradale dei giovani, dei bambini. A Faenza non si riescono a coprire tutte le scuole, però in tutta l'Unione della Romagna Faentina, nei comuni limitrofi, sì. Sì, la Polizia Municipale di Faenza e della Romagna Faentina ha sempre avuto un occhio di riguardo, un'attenzione particolare per questa attività. Negli altri territori, complice le esigenze e le dimensioni più ristrette, i colleghi sono sempre riusciti a fare servizio e fare attività di educazione stradale in tutte le classi che loro richiedevano. A Faenza questo ancora non è possibile, non abbiamo ancora la possibilità di rispondere a tutte le classi, a tutti gli istituti di scuole elementari che ci chiedono di
di fare questo tipo di intervento. Diciamo che indicativamente riusciamo a raggiungere circa la metà delle classi che ci chiederebbero invece di essere presenti. Comunque lo facciamo con impegno, il personale e gli agenti che svolgono questa attività lo fanno per lo più fuori servizio, o meglio fuori servizio ordinario, quindi in orario straordinario, perché è l'unico modo anche per cercare di sopperire quelle che sono le contingenze del servizio quotidiano rispetto alla necessità di garantire comunque un servizio minimo. Ecco. Federico Lega per Faenza Web TV.